Due iniziative per favorire la ripresa delle attività economiche delle imprese liguri colpite dai danni causati dal crollo di Ponte Morandi e dal dissesto idrogeologico. L'accordo tra Unicredit e Confesercenti prevede finanziamenti fino a 50.000 euro con una copertura degli interessi da parte di Commerfin. La misura è attiva fino al 31 dicembre 2019. Fa parte di un pacchetto di iniziative che abbiamo preso sia su Genova che chiaramente sulla Liguria. Questa è una delle iniziative più importanti. Si tratta di dare un finanziamento di 12 mesi alle aziende che lo richiedono, senza praticamente pagare il tasso di interesse, perché noi come banca rinunciamo alle spese di istruttoria, prevediamo un tasso agevolato dell'1,75 uguale per tutte le aziende. Diciamo, con un contributo della Confesercenti questo tasso sostanzialmente viene azzerato e quindi per il cliente si tratta di un finanziamento a costo zero. È un intervento che dà alle imprese, diciamo così, la possibilità immediata, nel senso che i tempi burocratici sono molto stretti, 3 o 4 giorni. È una cifra che sicuramente può servire per dare una spinta alla ripresa. È un'iniziativa, diciamo così, di fiducia nei confronti per superare la crisi che c'è, fino a 50.000 euro a tassi zero, perché la Confesercenti Commerfin si è fatta sicuramente carico, giustamente, di quello che sono sia le spese sia gli interessi a carico della nostra organizzazione. Come si devono muovere le imprese che vogliono accedere a questo contributo? Cioè, noi abbiamo circa 53 agenzie in tutta la Liguria, per cui copriamo da 20 miglia alla Spezia. È molto semplice, si va presso le nostre agenzie, si fa la domanda e attraverso, diciamo, poi le nostre agenzie si accede al contributo. Oppure chiaramente si può accedere direttamente attraverso la Confesercenti. Ma noi sicuramente suggeriamo alle imprese piccole, medie, grandi di riferirsi per le nostre sedi territoriali. Sono molto attrezzate per avere consulenza, le Confesercenti Ligure sono molto, diciamo così, preparate per quanto riguarda la gestione della finanza. Dal punto di vista di Commerfin, per pagare interessi e spese c'è un plafond da mezzo milione di euro e quindi il numero di pratiche che possono essere fatte, tenendo presente che ovviamente questa misura va a aiutare tutte le imprese danneggiate, non solo quelle della Liguria, appunto dalle mareggiate di fine ottobre. Quindi la potenzialità è per un numero molto significativo di pratiche, ovviamente se ci sarà la richiesta. Noi ci auguriamo che siano tante, perché purtroppo sono tante quelle che hanno subito un danno e che lo stanno subendo anche oggi, che hanno subito danni materiali, ne pensiamo principalmente per quanto riguarda il danno che è stato fatto e la tragedia che ha colpito sia chi non c'è più e sia le loro famiglie. Però oggi bisogna dare risposte, diciamo così, e dare senso di fiducia alle imprese che sono rimaste e che si continuino sicuramente a sviluppare, che continuino a crescere, perché è importante oggi che ci sia una ripresa proprio del settore del commercio delle piccole imprese, un settore che riguarda l'occupazione giovanile. L'obiettivo è esattamente questo, quello di dare una boccata d'ossigeno in attesa fondamentalmente che arrivino gli aiuti pubblici, che comunque restano l'elemento fondamentale per la ripartenza. Sicuramente registriamo la riapertura della viabilità di Vallata, ovviamente speriamo che vada avanti su tutti gli assi il prima possibile, perché questo è l'elemento che consentirà comunque, come dire, un ripristino di quelli che sono i normali flussi veicolari e pedonali e quindi la possibilità poi per le imprese di fare il loro mestiere, che è quello appunto di fare l'impresa. Ovviamente questa iniziativa ha già un'esperienza pregressa, nel senso che l'avevamo già utilizzata per l'alluvione del 2014, in cui avevamo aiutato così decine di imprese e quindi ci è sembrato molto utile il fatto di poterla rimettere in piedi sia per Ponte Morandi ma anche per i danneggiati dalla mareggiata, perché ovviamente parliamo di migliaia di imprese e quindi ovviamente c'è una necessità sicuramente di ripartire.